anni. C'è qualcosa che non va. Ma cosa? La pioggia. Ah, giusto, quarta giornata bagnata, quarta giornata fortunata. Dylan O'Brien, Margaret Madè e Claudia Gerini sono i grandi nomi di questo inizio settimana qui alla Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana. Dylan O'Brien è l'attore che è stato più atteso e richiesto dalla sua enorme community social. Migliaia di ragazze attraverso Facebook e Twitter hanno richiesto la presenza a Giffoni della star della serie TV soprannaturale Teen Wolf. Presenti anche star del cinema italiano come Margaret Madè, che rivedremo sul grande schermo ad ottobre nel film commedia E fuori nevica di Vincenzo Salemme. Guardatevi l'intervista. Allora, io vorrei partire dalle origini. In realtà tu quando eri piccina che lavoro volevi fare? Il sogno di diventare attrice c'era già? Allora, quando ero piccina volevo fare l'ostetrica, perché io ho una mamma infermiera professionale, per cui sono cresciuta con lei negli ospedali, no? Mi portava spesso negli ospedali. E volevo fare l'ostetrica o la psicologa. Poi crescendo comunque sì, il cinema ha iniziato ad appassionarmi così e lo sognavo. E poi è arrivato il cinema. Ma quanto c'è di Margaret nei ruoli che interpreti? Ma c'è sempre qualcosa, di noi. C'è sempre qualcosa di te che dai al personaggio. Quindi una buona parte, una buona percentuale di te c'è. Certo, c'è una percentuale di te, c'è una percentuale del personaggio, è proprio un incastro, no? È un dare e avere che tu fai in quel momento, un lavoro che fai nel costruire un personaggio. E comunque è chiaro che dai qualcosa di te. Un po' perché le somigli, un po' perché l'hai interpretata, spesso i giornalisti ti chiedono e fanno questo confronto tra te e Sofia Loren, ma io non te lo chiederò. Però voglio chiederti, grazie, quanto ti può far piacere, ecco, che ti venga rivolta questa domanda e venga fatto questo confronto, e quanto però un po' ti dà fastidio che appunto te lo chiedano in continuazione? Allora, sicuramente... Sì, chiariamo. Ok, chiariamo. No, sicuramente è chiaro che mi fa piacere, mi lusinga tantissimo, ma trovo che non esista un confronto. Non, perché, cioè, come fai a fare un paragone, un confronto con una grande star del cinema mondiale, un'icona, una persona così magnetica, straordinaria che è la Sofia Loren. Chiaramente mi lusinga tantissimo, però... Però siete comunque due personaggi e due persone soprattutto diverse, ecco, al massimo la puoi ricordare, quindi basta chiedere di Sofia Loren. No, ma ripeto, è una cosa che mi lusinga tantissimo, quindi magari spero di fare... di avere un minimo della sua luce, no? Del suo percorso, della sua carriera. E in chiusura, il tema di quest'anno del Giffoni è Be Different. Per te cosa significa essere differenti? E tu in cosa ti senti differente rispetto alle tue colleghe? Allora, Be Different, essere differenti è essere autentici, portare se stessi, la propria natura, la propria essenza, perché in un mondo così dove siamo tutti omologati, così nascosti dietro maschere di gomma, e quindi no, portare l'essere Be Different è proprio portare, ok, io sono così, o ti piace o non ti piace, è un problema tuo, io sono questa è la mia autenticità. Punto. Ma la Cittadella del Cinema, anche un'altra grande attrice del panorama italiano, ha fatto il suo ingresso. Sto parlando di Claudia Gerini, che ha incontrato i giovani giurati per parlare del suo excursus professionale. E con questa edizione è tutto, noi vi diamo appuntamento a domani. Ovviamente sempre qui dalla Cittadella del Cinema. Arrivederci. Ciao.